Se questa legge spazzacorrotti ci fosse stata all'epoca in cui noi abbiamo fatto Mani Pulite, probabilmente io facevo ancora il magistrato, probabilmente io non sarei stato accusato di mille cose e probabilmente potevamo fare quelle cose che prevede la spazzacorrotti senza essere a nostra volta processati, perché voi non so se lo sapete, ma l'arresto di Mario Chiesa è avvenuto attraverso un infiltrato. Soltanto che non c'era la legge. Quello che abbiamo visto prima. Cioè la legge spazzacorrotti dell'anno scorso prevede appunto la possibilità dell'agente che infiltrato che per conto del magistrato. 17 febbraio, quando nel 92 lo abbiamo preso con le mani nella marmellata. Ma lo abbiamo preso con le mani nella marmellata perché abbiamo fatto quel che abbiamo potuto fare interpretando la legge di allora. Cioè mandando il buon Luca Magni, imprenditore che era venuto da noi a dire ma quello vuole i soldi, e io invece di dire adesso lo blocco ho detto mo ci metto la firma sulle 50.000 lire e portagliele. Sono stato processato io per quello, non so se lo sapete, ma io sono stato processato per abuso d'ufficio. Poi sono stato prosciolto, grazie a Dio, ma sono stato messo sotto processo io. Certo, io ho dovuto rompere il patto di omertà. Perché o te lo dici chi prende i soldi o chi dice chi ti dà i soldi, c'è poco da fare. E per rompere quel patto di omertà ho dovuto fare quel che si fa nel mestiere più vecchio del mondo, ho dovuto convincere uno a tradire l'altro. Ora, grazie a Dio, a differenza del matrimonio, la corruzione è basata sull'interesse. Quindi bisognava creare l'interesse a che uno dei due tradisse l'altro. E quel che ha fatto la spazzacorrotti quando ha previsto la causa non punibilità, se immediatamente dopo che avviene il fatto ci ripensi e vai a mettere in condizione l'autorità giudiziaria di intervenire prima che ne produce gli effetti negativi. Per cui oggi sarebbe stato più facile fare Mani Pulite. Oggi stavo ancora a far magistrato veramente, perché io sono stato processato per aver fatto questo, per aver convinto spintaneamente qualcuno a confessare. Questo è il problema. Oggi è legge. Oggi vi stanno raccontando tutti quanti che c'è più corruzione di prima. Non è vero, oggi si scopre di più di prima i reati, non che c'è più corruzione, se ne parla di più perché finalmente ogni giorno c'è un'operazione di polizia, un'operazione anticorruzione. A quell'epoca si facevano i film, ma mica soltanto Nanni Moretti, l'aveva fatto Totò, non ve lo ricordate? Ma perché non si facevano le indagini? Per due motivi molto semplici, perché bisogna rompere il patto di omertà. Allora, ci doveva pensare Roma, ma era Roma, sbaglio e non si offenda qualcuno che sta di Roma. Era un buon porto delle nebbie, dottor Caselli, era un buon porto delle nebbie. Vabbè, lui a Roma non c'è. Poteva farlo Palermo, certo, l'hanno ammazzati. A quel punto era rimasto solo Milano, perché a Milano c'erano gli imprenditori. Okay. Se avessimo avuto allora la possibilità di ricorrere ai DASPO, non c'era necessità da parte mia di dovermi mettere in galera. Io sono stato accusato e processato per aver messo in galera ingiustamente tante persone, eccetera, eccetera. Certo, non c'avevo i DASPO e non avevo, questi qua come uscivano da me, ritornavano dove stavano prima, a rifare quel che facevano prima. Come dovevo fare a farli fermare? Come potevo fare a fermarli? Se non dicendo, stai lì, un po' pane e acqua. Che reiteravano il reato. Oh, per evitare la reiterazione del reato, per evitare l'inquinamento probatorio, dovevo per forza fare questo. Stiamo parlando di un fenomeno ambientale che si era costruito dal dopoguerra in poi nella ricostruzione del paese, tale per cui se stavi in quel determinato cartello imprenditoriale potevi fare affari e avere appalti. Se stavi in quel determinato cartello politico, potevi fare politica e avere i voti. Nell'uno e nell'altro caso, entrambi dovevano inginocchiarsi di fronte a quel nuovo fenomeno mafioso che aveva tolto la coppola, aveva tolto la lupara, aveva indossato gli abiti dei leader. Lima, Ciancimino, chi ha più ne mette, scusate se è poco, qualche prescrizione anche per qualche ex presidente del Consiglio, che non mi ricordo come si chiama, forse Andreotti. Allora, in questo contesto, chi ha cominciato a rompere il cerchio non siamo stati noi di Milano, noi di Milano siamo arrivati cominciando dagli imprenditori come ultima spiaggia, ma in realtà ha cominciato proprio
hanno cominciato proprio a Palermo, ha cominciato proprio Falcone, ha cominciato proprio Borsellino, subito dopo la caduta della cosiddetta Prima Repubblica. La prima cosa che hanno fatto, hanno eliminato due reati, il falso in bilancio e il reato di concussione per induzione, che erano i due reati che ci permettevano di rompere il patto di omertà.